Ah, finalmente, ragazzi. Poi vi spiego perché ho la maglia del Chievo, ragazzi, calma. Assolutamente, Ah, raga, ma non un bel respiro. Ora mi assolutamente. sfogo 10 secondi. Sì! Sì! Andiamo! E andiamo! Era il vero, non me ne frega niente. Il calendario, bisogna affrontarle tutte. Bisogna affrontarle tutte. E andiamo! C'è proprio bisogno di gridare. Ma non gridare per sfogarmi che abbiamo perso. Di gridare perché abbiamo vinto, raga. Tra l'altro non è ancora finita. Signori, errore, Forse il calciatore di 3-0 in punizione. live vi porto, vediamo. E c'è il gol di 3-0. Fabio, ma il gioco No, è no, fermo. gioco fermo, quindi 2-0 comunque per appunto la Lazio, Attenzione. 2 gol di Ciruzzi Immobile che sale a 22. Ragazzi, quindi il record di Higuaín è 36, non penso lo raggiunga, ma comunque la soglia dei 30, secondo me, la supera Ciruzzi Immobile. Allora, primo tempo che abbiamo giocato bene, però sono quelle partite che se tu non le sblocchi subito, nel secondo tempo sono rischiose. Non è stato il caso di questa sera perché il Verone è poca roba, veramente poca roba. A parte Ken, Romulo, anche Nicolas non è male il portiere, però per il resto è pochissima roba. Anche Verde, è un talento inespresso ancora, ma non è facile comunque giocare in una squadra così. E primo tempo abbiamo giocato bene, creato tante occasioni, però anche Immobile se ne ha mangiate diverse che doveva e poteva fare. Poco cattivi e un po' di nervosismo c'era, perché ovviamente sta guardando una partita che tu non hai niente da perdere, cioè nel senso tu hai tanto da perdere perché devi vincere, in qualsiasi modo devi vincere, mentre al Verona un 2-0 va quasi bene al Verona, perché rischiava anche di prenderne 4, perché proprio non ha fatto un tiro in porta al Verona. Poi nel secondo tempo devo dire che un po' di strizza cominciava a avercela, perché dicevo, ma l'ho segnato gol, l'ho segnato gol, poi Immobile ha fatto veramente un bellissimo gol perché ha Cambio protetto palla, ha decisamente fatto un tiro anche un importante po' per la improvviso Sicilia, sul primo perché palo, il portiere si è visto che non se l'aspettava e poi ha raddoppiato di testa e anche lì un gol normale, via, per Ciro Immobile sti gol sono all'ordine del giorno. E però dai, buona Lazio, direi tutti bene in particolare, mi sono piaciuti. Vabbè, Immobile per i due gol, ma Luis Alberto comunque è quel che ci ha provato di più, quello che ti illumina, ti fa la giocata, ti illumina la scena. E poi mi è piaciuto Marusic come sempre, ma io lo dico sempre, mi piace. E anche Wallace, devo fare una citazione, anche Wallace mi è piaciuto. Signori, perché ho la maglia del Chievo? Perché un mio professore che saluto oggi mi ha detto, lui è genuano e c'è il gemellaggio Chievo-Genoa e mi ha detto, te hai perché nel video contro di Lazio-Napoli avevo detto, noi non siamo il Chievo, non possiamo perdere 4-1 col Napoli. Ma l'avevo detto Chievo, ma così per dire, potevo dire Carpi, potevo dire Sassuolo, come è venuto Chievo in quel momento lì. Allora mi ha detto, non devi criticare il Chievo, non va bene. Allora mi ha dato questa maglia, ragazzi, di Alberto Paloschi, vedete, c'ho la sciarpa della Lazio perché un po' di lazialità ci vuole. C'ho la maglia di Paloschi, di qualche anno fa, Paloschi adesso è nella SPAL, e me la sono messa per scusarmi con i tifosi del Chievo, ragazzi, scusate, ma avete capito che appunto l'ho detto così. Anzi, il Chievo è una squadra che mi sta, tra l'altro, simpaticissima. Poi, volevo approfittare appunto per fare una citazione al Genoa, Genoa che batte l'Inter, quindi io godo, tra virgolette, perché ci permette, battendo l'Inter, di superare l'Inter, quindi siamo quarti, ragazzi, comunque siamo in Champions, ragazzi, occhio. E una citazione al Genoa perché da quando è arrivato Ballardini ha fatto una salita in classifica veramente grandissima, grande, grandissima, no? E poi in difesa, ragazzi, subisce gli stessi gol di Napoli e Juve più o meno, cioè veramente subisce pochissimi gol e quando passa in vantaggio il Genoa, ragazzi, rimontarlo è un casino, appunto perché è una difesa della Madonna, almeno in questo periodo. Signori, vi do appuntamento con penso mercoledì un altro video e poi giovedì, ragazzi, bisogna vincere contro la Solava, bisogna vincere. Seguitemi su Instagram, trovate il link in descrizione. Signori, bella, forza Lazio, namo.